Ciao, ed eccoci a questo Teo delle 5 che io sto prendendo in realtà un pelino più tardi rispetto alle 5. Vedete che qua nella finestra è già un po' buio, ci sono le luci accese, insomma. Ma sapete che essendo diventato papà da poco, i tempi sono un attimo cambiati, però per fortuna riesco comunque tra una popata e l'altra, o meglio, grazie a una popata e l'altra, a trovare comunque il tempo di registrare. Ho molto meno tempo per giocare, ma non perché non si riesca, diciamo che organizzerò delle serate con gli amici appena ci sistemiamo un attimo, più che altro che la moglie appunto è sempre legata all'allattamento e quindi giochiamo meno io e lei, semplicemente. Sapete che tante partite le facciamo io e lei. Vabbè, ci assesteremo. Diciamo che sono molto fiducioso di questa, su questa cosa. Un semplice succo di frutta per rinfrescarmi leggermente. Un ventilatore a fianco che mi tiene fresco. Dunque, innanzitutto vi dico che sto utilizzando questa maglietta. È una maglietta un po' atipica per me, sapete che non uso spesso magliette di gruppi metal, in questo caso sono i Die Try, un gruppo milanese, qua vedete un bel Pacciani che fa le corna. Il motivo per cui indosso questa maglietta lo scoprirete se seguite la prossima puntata del Quizzone dei Goblin, la puntata dove io sfido Andrea di Sgananzium. Non vi dico di più, diciamo che questa è la maglietta che avrei dovuto indossare oggi. Dunque, partiamo dalla rivista Io Gioco, il numero 11, più che altro perché, vabbè, vi dico della rivista se non la conoscete, ma più che altro volevo parlarvi, come al solito, del mio articolo La Mansarda, che questa volta tratta delle regole tramandate oralmente. Sono partito dalla notizia che ha fatto scalpore del fatto che non si può rispondere a un più 2 a uno con un altro più 2. Tutti i gamer conoscevano questa cosa, ma da dove deriva questo scalpore? Dal fatto che spesso tutti i giochi si tramandano, molti giochi si tramandano in maniera orale. Quindi ho preso in esame un po' di titoli di questo tipo, quali sono le regole più facilmente travisate o non tramandate, insomma, una piccola riflessione su questa dinamica. Chiusa parentesi, io gioco. Altre cose, allora vedete che volevo far vedere un po' cosa bolle in pentola, come dice il titolo stesso del Teo delle 5, più che altro per sapere che cosa sarà recensito con buona probabilità. Diciamo che non è sicuro come al solito perché devo provare un po' i vari giochi, ma questa sarà la mia idea. Allora, parto poi da questa, che è una busta che sto per aprire con voi, vedete ancora sigillata, così non c'è trucco, non c'è inganno, ok? Della Watson Edizioni su Jekyll e Hyde. Siccome avevo il libro, questa è una busta speciale che sto per aprire, vediamo cosa c'è all'interno, non ho proprio idea. Quindi cerco di non rovinare troppo il sigillino, me l'ha consegnata, se avete visto il diario vlog della Jockeycon, me l'ha consegnata direttamente l'autore Marco Zamanni. All'interno c'è una carta pergamenata. Oh, ciao caro lettore. In realtà è una cosa super segreta, quindi se non avete il libro, vi posso dire che in realtà vi dà un modo diverso. Adesso leggendolo così alla veloce, Edward Hyde, diciamo, vi lancia una sfida per completare il libro in alcune modalità nuove. Quindi non vi dico di più, vi lascio questa suspense, che immagino che quindi riceverete anche voi con l'edizione ufficiale della Watson. Molto bene, comunque appunto sono modalità diverse di affrontare il libro, quindi se conoscete il libro, se non conoscete il libro, guardate la mia recensione Jekyll e Hyde, un libro game molto consigliato, nuova modalità per affrontarlo. Allora, vi parlo di Kami, questo gioco è di un editore francese, della Okaluda Editions fondamentalmente, ed è un gioco per 2-4 giocatori. In realtà l'ho già provato, vi posso dire che è orientato più verso il 4 giocatori, il 3 giocatori ci sta, il 2 giocatori è un po' strano, devo rigiocarlo, è un po' strana la modalità. Un gioco principalmente di attacco e difesa di carte. In sostanza dovete sempre rispondere una carta con un valore a un'altra carta con un altro valore, ma si gioca in coppia, in 4 giocatori si gioca in coppia, quindi bisogna, come a scopa, passarsi la palla, in poche parole. Per fare i punti è molto intrigante. Poi scatolina super compatta e le carte, faccio vedere al volo, molto per dire, sono super illustrate, sono giganti. Con queste, ecco, magari, no, ho messo al contrario esattamente l'altra. Così vedete che sono riccamente illustrate in stile giapponese. Mi ha fatto da tramite proprio il ragazzo che ha curato la traduzione in italiano di questo gioco. Poi, turno di guardia, probabilmente ne avete già sentito parlare, siete forse già stufi di sentirne parlare. È arrivata anche a me l'edizione Deluxe. Ce l'avevo in programma di farlo un po' prima, ma in realtà, appunto, visto che Facebook e tutti i canali YouTube, eccetera, ne sono stati saturati da unboxing, prime impressioni, problemi di traduzione, eccetera. Quindi, vabbè, volevo lasciare un attimo quietare le acque per non entrare anch'io. Me lo gusto con calma, ho già fatto un paio
paio di partite in solitaria, volevo giocarla con gli altri. Farò uscire anche la mia recensione in modo tale che vi do proprio il mio parere. Come sapete, parlerò comunque di tutto quanto, anche della traduzione stessa del gioco, come ho fatto recentemente. Quindi vedremo di analizzare il gioco come al solito con lo stile minuto, in modo che vado nel dettaglio. Poi ho qua un Big Shot di Alex Randolph. Questo gioco è un tipico gioco alla Randolph: due regole in croce per prendere possesso delle varie zone cittadine con un semplice sistema di maggioranze legato a un sistema di aste. Ovviamente è cattivissimo. Uno di quei giochi che forse è più importante fare una contromossa, diciamo, dar fastidio all'avversario che non fare punti voi, perché davvero c'è un'interazione diretta, diciamo che è indiretta, ma di fatto è un'interazione diretta distruttiva fortissima. Vale la pena approfondirlo. Tipico gioco alla Randolph. Questa settimana, ve l'avevo preannunciato, uscirà Small Islands. In realtà volevo farlo uscire prima come recensione perché ce l'ho da un po', l'ho giocato da un po'. Ho deciso di posticiparla perché so che l'uscita era stata leggermente posticipata per fare le cose con calma dalla Play A Game edizione direttamente in agosto. Quindi mi sembrava il momento giusto di farlo uscire, in modo tale che non ve lo faccio uscire 6 mesi prima, che possiate anche solo pensare di preacquistarlo. Quindi, siccome io ce l'ho da un po', l'ho già giocato, sono già pronto, facciamo questa recensione così esce ad agosto, voi siete già pronti. Se vi interessa il gioco, lo prendete. Piazzamento tessere con obiettivi variabili e una bella strettezza nel decidere gli obiettivi, perché siete obbligati a farli a fine di un macro round e potete scegliere un'isola su cui fare questi obiettivi solamente una volta per partita. Quindi potreste decidere di poter far punti ma non volerli fare. Molto bene, andiamo verso la fine. Faccio un altro sorsino perché, scusatemi, il caldo veramente si fa super sentire. Allora, ho poi questi tre titoli. E sono precisamente, vi faccio vedere, Mini Incognito, un gioco vecchio edito in prima edizione dalla Venice Connection. Parliamo forse del 2005-2006, giù di lì. Addirittura, ah no, 1996, scusate, vi ho dato 10 anni di meno. Invece questo Mini Incognito, Leo Colovini, Alex Randolph, è un gioco di carte in cui in sostanza dovete fare una sorta di deduzione, un deduttivo abbastanza light, però appunto compatto da portare, eccetera. Terra Nova, questo gioco è questo del 2006, ecco perché avevo in mente questo anno, 2006, questo Terra Nova, un gioco di piazzamento, diciamo di controllo territorio, delimitazione territori con due semplici regole di piazzamento. In questo caso credo che sia uscito dal premio Archimede, una cosa di questo tipo, di Rosanna Leocata e Gaetano Evola. Adesso non vedo qua la cosa, ma ho questa cosa in testa, se spero che sia così. Appunto, anche questo abbastanza semplice, ha fatto un bel successo ai suoi tempi. Ovviamente stiamo parlando di un gioco un po' vecchio. È un altro gioco che ha fatto successo ai suoi tempi e ha fatto successo anche ai nostri tempi, perché è stato ai nostri tempi, ai tempi più recenti, perché è stato rieditato, Tigre Ufate di Knizia. Un gioco che c'è sempre da decidere se è un piazzamento tessere, un wargame, un gioco di controllo territorio, insomma. Una profondità e una interazione assurda con un gioco che piazzi solo delle tesserine quadrate, eccetera. Perché vi faccio vedere questi tre giochi che forse hanno poco in comune se non il fatto che hanno delle semplici regole ma che danno una buona profondità al gioco? Perché Cranio sta per lanciare una campagna di riedizione dei grandi classici, quindi saranno dei classici che verranno messi in, diciamo, con nuovi materiali in chiave moderna, e questi tre titoli saranno i primi tre titoli di questa collection, diciamo. Quindi la classic, la linea classic della Cranio Creations vedrà questi tre titoli. La mia idea è quindi quella di metterci mano subito, approfondire la cosa e farvi magari un vloggone in cui vi parlo approfonditamente delle regole, delle esperienze dei tre giochi, in modo tale che possiate già prenderli in mano nel caso vi interessino. Appunto, sono giochi che sono facilmente reperibili perché sono editati da tantissimo tempo. Ci sarà quindi un'edizione proprio speciale fatta da Cranio Creations. Questo è ciò che vedremo nei prossimi tempi sul canale. In mezzo vedrò magari di fare qualche vloggettino, magari qualche Teo delle 5. Mi sono preso un paio di appunti su due o tre argomenti, insomma, non male. Vi segnalo che questo mese per i tipper è stato sbloccato il mega tutorialone, diciamo una super mega anteprima di Florenza The Dice Game, un gioco che vedrà la luce a Essen, però post scriptum.
E Placentia Games, in realtà è un tipico roll and write, ma assolutamente non è un filler, è un vero e proprio gestionale roll and write basato su Florenza, il board game, che ha un'esperienza da un'ora e mezza circa, decisamente consigliato. Io ho messo le mani sul prototipo, ho partecipato un po' a questi playtest, me lo sono fatto quindi lasciare, ho fatto questo video di super anteprima. Con questo quindi direi che ho finito, vi lascio al caldo, spero che siate più al fresco rispetto a me e vi saluto con un ciao e alla prossima.